Fai rapporto a Yante per ricevere la ricompensa. E quale sarà la nostra grande ricompensa, Yante? Sto Miss Mimic è ottimo come mostro, se solo fosse possibile e fosse più facile trovarne uno bootleg. Se solo fosse facile. Catturata. Cool. Vediamo qual è la nostra nuova missione. Yante, ciao. Thanks. Grazie per esserti impegnato negli incarichi che ti ho affidato, Jaco. L'ultima partita che mi hai dato si è rivelata estremamente utile. Il capitano Lodest mi ha detto che il suo radar di fusione e a penetrazione sta già rivelando un segnale nelle profondità della cava dei dinosauri delle Terre Morte. Ho incaricato il capitano Wallace di occuparsi degli scavi, quando non è impegnato nell'addestramento e nelle fusioni fuori controllo. A proposito di fusioni, c'è stato un nuovo sviluppo. Sta spuntando dappertutto una nuova fusione instabile. L'abbiamo chiamata Anatema. Il tasso di diffusione è quantomeno preoccupante. Ti manderò qualche dettaglio sulla bacheca. Ti dispiacerebbe dare un'occhiata? E ovviamente ricordati di scambiare il materiale fusione con il Ranger Vilma. Hey. E il nuovo mostro? Ah, il nuovo mostro è quello che c'è in giro. Ok, pensavo che me ne regalava uno. Dunque, vediamo la bacheca. Fusione instabile, taglie sulle fusioni e oggetti smarriti. Quindi questa è la fusione instabile che dobbiamo fare fuori? A proposito di missioni, in realtà, mi era uscito questa qui del canto inquietante. Non ho chiuso occhio la notte scorsa. Andiamo a vedere, prima di andare ad uccidere questa cosiddetta anatema. Sei tu che fai quel canto inquietante? Non credo. E allora arriverà per forza da qui. Da quanto tempo, Meredith? O meglio, tu non c'eri ancora... O meglio, non ci conoscevamo io e te quando siamo venuti qua la prima volta. Oh! Morgante! Ah, Jaco e Meredith, è una fortuna che compariate proprio quando mi serve un sacrificio. La Merlinia ci sorride davvero oggi. Un sacrificio? Non siate tanto sorpresi. È naturale che io, spirito della ribellione, mi rivolti contro coloro che mi hanno invocato. Grazie. Arcangelo Morgante, spirito della ribellione. Livello 100, eh? Beh, sorella, mi spiace, ma è il momento di salutarci. Ci hai dato pure una mano e io ti do un colpo di testa. Addio, Morgante. Ma la melodia struggente l'ha riportata in vita. Bella fortuna questa, eh? Faccia di merda. Va bene, meglio. Questo inizio scontro, allora, la facciamo alla pari, senza resurrezioni. Vediamo. Oh. Forse all'inizio potevi farci del male, sorella. Non adesso. Batterizziamola. Ah, ma... Ah, non avevo visto che è ritornata in vita, è vero, col 25%. Non col 100%. Porca troia, che botta. Beh, meglio ucciderla finché siamo ancora in tempo. 3-5. Sorella, addio e grazie di tutto. Meteora d'acciaio. Già, anche adesso. Già. Lo so. Il tuo vigore è aumentato, 9 secondi di volo. Ribellione. Un sacrificio. Il rituale è completo. Gli arcangeli sono tornati su Nuova Virral. Sta dicendo che dobbiamo ricombattere contro tutti? E vai. E andiamo. Questo vuol dire che è riapparso anche Aleph? Ne dubito altamente. Sarebbe un po' troppo strano. Sei tu la fusione fuori controllo? Oh, sì, è lui. L'anatema più qualcun altro. Spero di non ammazzarlo. E tra l'altro... Sta facendo questo effetto statico strano. Ah, è l'anatema più la trifinge. Porca troia, l'ho devastato con un colpo. Bello. O meglio, oddio. Non è proprio bellissimo? Sconfigge una fusione instabile. Ah, è instabile, non fuori controllo. Perdiamo il nostro turno per curare la trifinge. Perfetto. Brava Trifinge, così ti voglio. Allora, bella, tiro un 7 meraviglie. Tu prova a catturare sto bestione. Recording. Bassa la quantità, eh. Vediamo, ce la famo. Ce la facciamo.
Aia, aia. Vabbè, però in realtà è un bonus per noi, quindi. Attenzione, Meredith. Merda. Ok, non su di lei, bravo. La vedo un po' bassa, eh. Oh, alla prima. Che culo. Anatema. Gli anatema sono chimere, bestie orrende create da parti di vari mostri unite insieme chirurgicamente. Sono senz'altro stati creati deliberatamente, ma da chi e per quale scopo? Sto cercando di capire un po' di che parti sono chi. Allora, vedo la coda del serpente, vedo un po' la pelle del malabardo, però non riesco a capire da chi viene la testa. Ovviamente è lento e ovviamente è un attaccante di mischia. Si divide in due copie? Credo sia una roba solo sua, però. Dubito altamente che la trifinge possa dividersi. Quindi adesso appariranno dei nuovi tipi di fusione in giro. Probabilmente più potenti anche. Quindi ora, oltre a poter risfidare tutti i capitani, possiamo anche risfidare tutti gli arcangeli, eh? Beh, un rematch contro alcuni di loro schifo non mi farebbe, sai? Vediamo. Ovviamente ci servono 100 pezzi ora per andare avanti. Ok, Bacheca, che cos'hai per me? Completa 20 missioni, ottimo. Un materiale fuso, wow, vedo che vi impegnate. La prossima ricompensa che cos'è? Yante, cos'hai per me? Thanks. Grazie per esserti impegnato negli incarichi che ti ho affidato, Jacob. Ricordi quando ti ho detto che il radar di fusioni del capitano Lodes ne aveva rivelato un segnale nella cava dei dinosauri? Beh, ho incaricato il capitano Wallace di scavare. Sembra che si tratti di un'altra di quelle stazioni ferroviarie. Davvero? Che continuano a spuntare ovunque. A giudicare dalla potenza del segnale di questa stazione, potrebbe trattarsi della fonte di tutte le fusioni fuori controllo di Anatema. Ah, io pensavo che era qualcuno a crearle. Sarebbe stato strano, però. Jacob, dato che sei il ranger più di esperienza con queste stazioni e con i loro strani abitanti, potresti dare un'occhiata. Sì, signora. Ed è una missione principale, addirittura. Il sole sta per sorgere. Stazione, strani abitanti, chissà di cosa si tratta. Ho 27 di questi frammenti e sto pensando di tenerne da parte fino a 50 per provare la candela, sai? Eccoci qua, Wallace. Vedo che hai aperto un nuovo muro. You're right. È tutto pronto per te lì dentro. Grazie, Wallace. Wow. Oh, wow, proprio stretto stretto. Ed eccoci qua, guarda un po'. Ehi, rallenta. Questo è il mio territorio, Jacob. Se ci sarà un po' di baruffa nelle mie parti, non voglio essere lasciato all'oscuro. Tenetevi stretto il pizzo delle mutandine, signore e signori. Qui c'è un gran brutto bestione. Che dite, vogliamo mostrargli di che pasta siamo fatti? Combattimento a tre? Vabbè, andiamo. Ah, ma è un anatema. Wow. Pensavo chissà cosa, io. Vabbè, dai. Andiamo a menarlo, signore. Ma se facciamo una fusione diventa una fusione a tre? Lo so, mi dispiace, Giga Anatema. Oh, oh, stiamo sussultando, oddio. Altro colpo a testa. Ah, Gesù. Dreadful, mi dispiace. Proprio, guarda, mi dispiace assai. E adesso si trasforma in vetro. Ah no, non è vero. Il vetro è con l'elettricità. Missione compiuta. È stato un vero e proprio putiferio. Voi date un'occhiata in giro, ho bisogno di riprendere fiato. Wow, non hai fatto niente tu. E cos'è sta palla enorme? E qui c'era qualcuno, quindi. Attenzione. 10-10 del 57. Elia ci dice che in qualche modo l'abbiamo creata. O forse l'abbiamo evocata. Ora sta spiegando come rende efficiente il nostro reattore. E poi ci vuole parlare di altri tipi di fusioni. Quali altri tipi? Fusioni di che tipo? Abbiamo seguito i suggerimenti di Elia per combinare Crancrosso, Mambo Anonimo, Marabardo e Omnisys. Ok, quindi sono in senso orario perché quello di prima era il 10. Che il ministero dell'approvvigionamento ci ha procurato da uno zoo locale. Elia sembra insoddisfatta del risultato. Non era questo quello che voleva? Avremmo dovuto usare animali vivi? Ah, addirittura. Vabbè, combattiamo, vediamo cosa c'è. Che cosa abbiamo fatto? La fusione instabile è fuori controllo, continua a duplicarsi. Il ministero ha isolato l'edificio per contenerla e io sono chiuso dentro. Merlini, aiutami tu. Ma quindi sono umani o esseri della stessa tipologia di Aleph, Gwen? Perché loro non si definiscono arcangeli, anche se noi li chiamiamo così.
Altra lucina. Ok, no, questo è tornato indietro invece. Un essere che si fa chiamare Elia. Ok, quindi è un essere. È emerso dal reattore. Le termocoppie hanno registrato immediatamente un calo della temperatura interna, perciò penso che ora sia di nuovo sicuro. Elia sembra una specie di diagramma di un atomo di elio. Ok. Con i due anelli che rappresentano le orbite degli elettroni. Quindi è un arcangelo, di sicuro. Qua dentro che c'è? Radioattività. Stavo pensando, sai quale sarebbe una buona alternativa a ecolocazione con un turno in più? Ecolocazione condiviso. Se fosse possibile avere ecolocazione condiviso con tutti gli alleati, beh. Ok, no, questo invece era al contrario. Dovevamo leggere da quello più in alto. Questo alle 4 del mattino. Sono rimasto sveglio tutta la notte con la dottoressa Aigol e la dottoressa Etiria per progettare nuovi esperimenti da eseguire nel reattore di fusione. Ci siamo lasciati trasportare, abbiamo perso la cognizione del tempo. Per qualche istante ci siamo sentiti come se fossero un'unica entità concentrata sul reattore. Come se si fossero fusi. E questo è l'ultimo. Sta succedendo qualcosa di strano nel reattore. La temperatura del nocciolo continua a salire. Abbiamo acceso le ventole di raffreddamento per aumentare il flusso d'aria, ma non è servito. Se continua così siamo fritti letteralmente. E poi è apparsa la creatura. Oh, una pedana. Jico, ne sei assolutamente sicuro? Aspetta, dammi un attimo. Facciamo un salvataggio, che non si sa mai. Ora possiamo. Dio mio, che luce. Ah, grazie per avermi sgomberato gli esperimenti falliti dei miei progenitori. Quelle fusioni instabili sono davvero fastidiose da eliminare una volta che iniziano a replicarsi. Cosa ti porta qui, Jeko? Mi conosci? Ti conosco, e piuttosto bene. Quante fusioni hai eseguito oramai? Ovunque c'è fusione, lì ci sono anch'io. Sei l'essere delle fusioni. Io sono Elia, il processo di fusione. Oh, c'è davvero qualcuno dietro le fusioni fuori controllo? Fusioni fuori controllo? Ah, sì, gli instabili. Quelle meravigliose bestie sono opera mia. Ora ho capito perché siete qui. Sento il potenziale di fusione aumentare in entrambi, il che deve significare che siete qui per combattere, vero? Madonna mia, il processo di fusione ed è un combattimento a tre. Spero tu sia pronta, Dreadful. Questo è la Champions League. Non è più il Medium League. Stiamo combattendo un arcangelo, sorella. Perfetto. Gli abbiamo rallentato la produzione di PA. E noi invece ce l'aumentiamo. Ti faccio un piccolo regalo, Dreadful. Tieni. Ecco qua. Tra l'altro, quella carta lì potrebbe essere utile. Sarebbe da provare, sai. Wow, Dreadful, vedo che l'hai sfruttato al meglio il nostro dono. Voglio provare la fusione 3. Eh no, ovvio che non sarebbe andata. Madonna mia. Vabbè, proviamolo. Ok, 104, non male. Meteora di magnetismo. Piu, che botta. Pioggia di meteore. La storia si ripete. Oh no. Ah, ok, no, pensavo su di noi. Abbiamo tutte le resistenze possibili, quindi andiamo di carica. Che così la fa due volte, visto che abbiamo multicolpo. Radioattività. Ah, multicolpo. Lo so, mi dispiace. Però forse riusciamo a killarla prima del tempo. Riusciamo ad ucciderla prima che faccia la sua mossa fusione incredibile. Visto che abbiamo fatto carica, batteria. Non ucciderla, voglio ucciderla io. Ah, bastarda. Vabbè, non importa. Vittoria. E ora possiamo planare per 10 secondi. Wow. Il sole sta per sorgere. Domina l'essenza della fusione. Direi che così può bastare. Non vi serve a nulla terminare la fusione, non vedete?
Io sostengo la vita. Le piante a cui vi affidate per sopravvivere traggono la loro energia dalla fusione nucleare del cuore della vostra stella. Io formo la vita quando gli atomi morti si uniscono per formare cellule viventi. Anche questa è una fusione. Quando le singole cellule si uniscono per creare forme di vita multicellulari intelligenti, io sono lì. Senza di me, senza la fusione, non ci sarebbe vita. Spiace dirlo, ma le tue meravigliose bestie stanno facendo del male alla gente. Come ho detto, io sono il processo della fusione, non sono la causa. Geco, quando ti fondi con Meredith, non è perché ti dico di farlo. Io sono semplicemente il mezzo. Non date colpa alla morte quando c'è un omicidio. Spiegati meglio. In definitiva, la causa delle fusioni fuori controllo è l'entità che attira senza sosta i detriti degli altri mondi in questa terra. È quella che ha portato qui me, e voi, e tutti gli altri umani. Un'entità che attira senza sosta. Quindi c'è un ulteriore cattivo. La Merlinia, ciò che è sotto. What? Mi sa che contro la Merlinia siamo messi male, bello. Finalmente una risposta, però. Un'ultima cosa prima di partire, Geco. Avete manifestato lo spirito della ribellione, Morgante, quando avete combattuto contro Aleph, non è vero? Sì, è così. La spada che impugni è a doppio taglio. Della fusione o di qualsiasi lavoro svolto da un gruppo verso un unico scopo, si può dire che il tutto è maggiore della somma delle parti. La differenza tra il tutto e la somma delle parti è l'egregole, o l'arcangelo. Gli egregori sono piccoli e deboli all'inizio, ma se si proietta su di loro una volontà sufficiente possono manifestarsi indipendentemente, esercitare potere, prendere il controllo. Durante la vostra battaglia ho vertito il seme della conquista nel vostro cuore. Vi raccomando di fare attenzione alle volontà che manifestate. Aleph può ancora tornare. Beh, che roba. Farò meglio a riferire tutto questo agli Ante. Buona fortuna con la Merlinia, Jacob. Questa volta però io salto. Chissà se Elia ha avuto qualcosa a che fare con l'incendio che ha bruciato la Nuova Londra tanti anni fa. Può essere. Se intendeva che Morgana la possiamo riaffrontare, allora quello è già un treno che è andato. Capito? La Merlinia? No, scherzavo. Mentre se intende che possiamo rimanifestare Aleph tramite le nostre decisioni, io credo che intenda che dobbiamo riuccidere tutti quanti gli arcangeli nuovamente per far sì che possiamo riaffrontare per la seconda volta anche Aleph. Magari al massimo potenziale. Ottieni qualche risposta sulla Merlinia. Oh, ma guarda chi è apparso. Buongiorno. Quindi adesso appari anche qui, eh? Ti prego non ammazzarmelo, ti prego non lo fare. Lasciamelo in vita. Non fare sette meraviglie, ti prego, per questa volta. Per questa volta non lo fare, ti prego, voglio catturarlo, ti prego, non farlo. Lo faccio io. Vai tranquilla, nella speranza che si addormenta. Forse sai che la prima volta che l'ho catturato forse era proprio perché si era addormentato. Forse per quello che non mi aveva ucciso Meredith. Addormentalo, ti prego. Ma vai, sì. Porca puttana, sì. E dai. Adesso ne voglio catturare un altro. Sarebbe bello trovarlo shiny. Ok, rieccoci alla Merlinia di Morgana. Affrontata l'abbiamo già riaffrontata. Quindi onestamente non so cosa aspettarmi da questo ritorno. Geco, la Merlinia ti aspetta, per favore, vieni con me al binario A. Oh. C'è un forziere. Ora la Merlinia parlerà attraverso di me. Considerati molto fortunato. Geco, la Merlinia desidera ringraziarti per il tuo contributo nello sconfiggere il suo allievo irrequieto, Aleph. L'umanità sta per affrontare una sfida di proporzioni senza precedenti, il cui esito non è ancora certo. La Merlinia era curiosa di vedere se la natura bellicosa della tua specie potesse essere vinta. Sconfiggendo Aleph, manifestazione della conquista, hai svolto il tuo ruolo nel rituale, ora puoi andare. E Morgante? Ah, sì, Morgante, l'antica amata di Aleph.
L'amata di Aleph? Sì, forse non l'abbiamo detto questa cosa noi? Avevano un figlio? Ribellione e conquista non sono sempre nemici. Cos'è lo spirito di ribellione senza una forza contro cui ribellarsi? Cos'è il re della conquista senza qualcuno da conquistare? Il re rosso e la regina bianca sono intrappolati in un ciclo eterno di morte e rinascita, di opposizione e unità. Sono il motore che fa girare la ruota della storia umana. Hanno avuto anche un figlio, lo sapevi? Che Morgante si sia manifestata durante la battaglia contro Aleph non sminuisce la parte che hai avuto nello sconfiggerlo. Esatto, siamo stati noi a evocarla, siamo stati noi a sconfiggerlo. Il fatto che ci siamo trasformati in Morgante era solo l'unione di tutti quanti noi. Anzi, l'amplifica, è stata la tua volontà invocarla, impedendo così il ritorno di Aleph al cosmo maggiore. Di ciò che pensi, Jaco, la Merlinia sa che hai qualcosa da chiedere. Come si fermano le fusioni? La Merlinia potrebbe fermare le fusioni fuori controllo, tuttavia non sarebbe corretto privare altri delle stesse occasioni che hai avuto tu, Jaco. La vostra specie deve affrontare situazioni di vita e di morte per crescere in qualità, oltre che in quantità. È ormai suonata l'ora che voi torniate ai vostri mondi, Jaco e Meredith. È lì che servono la vostra presenza e il vostro spirito di ribellione. Insomma, arrivare in questo mondo ci ha cambiati talmente tanto da poter dire tornate nel vostro mondo e farete la differenza. Oh, Jaco, cosa stavamo facendo? È come se gli ultimi minuti si fossero svaniti dalla mia mente. La Berlina ha parlato tramite te. Considerati molto fortunato, Jaco, non si manifesta spesso su questo piano. Oh? Huh? Non è andata come mi aspettavo. No, effettivamente no. Colui che giace al di sotto incontra faccia a faccia un essere senza faccia. Ah, questo intendeva. E cosa c'è qua dentro? Materiale e collocazione. E metalli, ok, metalli li apprezzo. Strano incontro questo, eh. E se vado di nuovo da questa parte, affrontiamo di nuovo Morgana? Sì, Morgante, scusami. Lo ripeto sempre per sbaglio. Sì, ok. Non è più un fattore di storia, è solo un fattore, la puoi riaffrontare tutte le volte che vuoi. Beh, a riaffrontarla è un facile modo per farsi un po' di materiale fuso. E posso aumentare il mio vigore sconfiggendo... Ma scusami, ma Morgante la possiamo affrontare tutte le volte che vogliamo? E ogni volta che affrontiamo un arcangelo ci aumenta le nostre statistiche. Statistiche, solo il vigore, sia chiaro. Sì, 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 ogni volta che usciamo e rientriamo, lei riappare. Questo è il modo migliore per farsi i materiali fusioni, senza stare lì a girare tutta la mappa per farti tutte quante le fusioni fuori controllo. Parliamoci chiaro, credo che lei sia forse la più semplice da fare fuori, sai? Però ogni volta sale di livello. Questa è una roba intelligente. Se no, va bene che comunque capiamoci. Però... cioè, ormai neanche proprio il tentativo. Lo so, sorella. È anche ora. Però, scusami. A me, che cosa mi serve aumentare il vigore? Cosa mi serve planare per 11 secondi? Per carità, sì, utile, eh. Capisco finché mi dici correre per 11 secondi di fila. Ok. Ma planare per 11 secondi, dove cacchio devi arrivare? E le missioni vanno avanti qua? No. Ehi. Ehi, Jaco, ci sono buone notizie? Dipende come le vedi. Ah? Quindi la Merlinia vuole che ci occupiamo da soli delle fusioni fuori controllo. Ah. Se non altro, se le cose si mettono male, possiamo ritirarci alla stazione di Nightbride. E tutto grazie al tuo duro lavoro. Jaco, ho già detto che se avessi lasciato Nuova Virra, non te ne avrei fatto una colpa, e lo confermo. Ma se deciderai di restare, il lavoro per te è praticamente infinito. Ormai conosci la procedura. Vai alla bacheca, vai a leggi, vai e fai. Ah, vediamo, bacheca. Fuori controllo. Frankie. Frank! Non sono, adesso vado a cambiarmi il cognome.